Oddio, sta switchando le armi e non sembra... Ce l'ha! Scherzavo. Andare avanti e non trovare nemici che usano il martello sta cominciando a diventare veramente complicato. Ehi, fratello, lo stiamo di nuovo facendo davvero? Sì, fratello, questa è una sfida. E se vediamo un nemico che usa il martello, il video finisce. Per il ritorno delle sfide lascia un like, iscriviti al canale altrimenti ti perdi le prossime, e nei commenti lascia una sfida che vorresti che io facessi. Ehi, fratello, devo ammettere che ho piuttosto delle speranze alte per questo video. Perché sì, direte voi il martello, vabbè, easy, lo trovi nei primi 10 secondi. E invece no, fratello, perché ho fatto diverse partite e ho visto che il meta si è un po' spostato. Tendenzialmente non ho visto tanta gente che usava il martello. Riterrei questo video una vittoria se raggiungessimo almeno le 30 persone rimanenti in game con il video ancora attivo. Oh mio Dio, fratello, hanno rimesso un Babbo Natale! Una bobbanale! Tra l'altro avete visto la cam nuova? La cam nuova è un tocco di classe. Ho preso quella che tengono tutti gli youtuber seri. Una cosa che è specifico della sfida è che io posso usare il martello. Il problema è se lo usano i nemici. Infatti... già questo fatto che l'abbia trovato così presto, da un lato mi rincuora, dall'altro mi fa dire, oddio. Nel senso, hanno rimesso i regali, figo, vabbè, ci sta, fanno anni in Natale. Apriamolo al volo, che ci sta dentro? Un altro martello, me lo devo portare per forza, ragazzi, non lo posso lasciare in giro se voglio vincere la sfida. Per ora c'ho doppia mobility, poi lo nascondo in un cespuglio, non lo so, vedo. Ma cosa? Perché questa tizia non si gira minimamente? Mi ha completamente ghostato. Credo che sia stata la più grande umiliazione della mia storia qui su Fortnite. Allora, un martello me lo levo, lo lascio qui dentro. Non voglio lasciarlo in giro perché poi se me ne trovo uno che ce l'ha, mi dico, vabbè, è stata colpa mia. Ehi, fratello, let's go! Sapete che dai segnali audiovisivi a schermo mi sembra di aver visto un martello? Ah, tra l'altro, ragazzi, fatemi sapere se volete un video sui perks migliori da scegliere su Fortnite. Volevo farlo, però se mi lasciate pure un like, un commento per farvi capire che lo volete, tanto meglio. Mamma mia, fratello, t'ho blastato. Ah. Salve. Mi va bene anche così, sinceramente. Non farò lo schizzinoso. Posso pusharlo, sarei dovuto essere più veloce. A parte che c'è un altro tizio qua. No, c'è un tizio col martello. No, non era lui il tizio col martello. Lui è semplicemente un tizio che mi sta arrivando addosso e che cercherò di eliminare. Vabbè. Dai. No, raga, lo sento. Sta arrivando un tizio. Sta arrivando un tizio col martello. Devo scappare. Dai, treni. Ok. No, di nuovo. Dai, treni. Gioca a Fortnite. È poco stressante. Lo dice Fortnite Gamer. 14 anni. C'è palesemente un tizio da qualche parte. Scomparso totalmente. Il bro si è ritirato. No, il bro c'è il combat. Beh, a parte che mi ha praticamente eliminato. Combat, ragazzi. Ma nel chill proprio. Nel dubbio dagli edreni. Ovviamente, ragazzi, farò dettagli all'interno di questo video perché devo cheatare, devo falsificare la sfida, altrimenti, cioè, non faccio views. Scherzo. Sono diventato più meme da quando facevo le sfide. Ah, Bloodhound nel chill, fratello, già lo sai. Oh, comunque, ragazzi, siamo 23. Rispetto al pronostico, tendenzialmente top. Si sta facendo le splash, eh? Sta. Ah, ma ha blastato la vita sto tipo. Comunque combat OP a vita, solo sprint. Ma sì, dai. La roba dello sprint è controversa. Non è sempre la cosa migliore da scegliere, però tendenzialmente non è male. Vabbè, let's go. Mamma mia, che bello usare il martello. Qualcuno qui dentro? Per la scienza dovevo farlo. Prima di buttarci a capofitto, cerchiamo anche di sentire, ecco. Io l'ho sentito un martello, eh. No, c'è come, non devo vederlo. Se non lo vedo non conta. No, fatemi andare un attimo là pure perché vedo un po' di casini. Oh, c'è anche là, no. Sono ovunque. Vincere questa sfida è pressoché impossibile. Devo sperare di non vedere nemici che usino il martello e di arrivare a fine game, eliminare l'ultimo tizio nella speranza che non ce l'abbia o comunque che io riesca a eliminarlo così velocemente da non farglielo utilizzare. Insomma, fratello, questa sfida è già persa, sai come funziona. Perché c'è un cinghiale qua dentro? Ma in che senso? Scusi. Raga, non posso andare lì e prendere lay ground. Letteralmente un tizio oltre l'orizzonte potrebbe utilizzarmi un martello. Devo essere paziente e aspettare che lui si sporga. Tanto mi bastano due headshot di DMR e ho il vantaggio a vita. Questa cosa non doveva succedere. Gli invidiosi diranno automira. No! No, troppa visuale, troppe persone. No, c'ho l'antigravità. Non ci credo.
Guarda se si disattiva. Ecco perché l'antigravità è un po' controversa come roba. Ti prego, non fare cose strane. Grazie. Aveva quell'oro. No, però aveva la pistola. Dov'è la pistola? Caduta? No. Dov'è la pistola? Ah, eccola qua. Grazie. C'è un nemico là. Quello mi puzza di martello a vita. Oddio, sta switchando le armi e non sembra... Ce l'ha. Scherzavo. Andare avanti e non trovare nemici che usano il martello sta cominciando a diventare veramente complicato. Allora, la sfida per come l'ho posta si può fare. Io devo semplicemente non vedere un nemico... Cosa? Devo semplicemente non vedere un nemico che usa il martello. Devo guardare in basso, ragazzi. Devo guardare in basso. No, stanno glidando. Madonna del signore, fammi scendere. Devo mettermi in una zona dove tendenzialmente non gli conviene utilizzare... Io sto così. Io sento solo gente che usa il martello. Io sento solo gente che sta usando il martello. Inizialmente se restano nascosto e fightano gli altri due, io arrivo, lo elimino e nel chill. Oh mio Dio, sta qua dietro sto tizio. No, lo consideriamo valido? Io non l'ho visto, lo consideriamo valido? No, 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 no.